Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo in questo dicembre nell'orto del convento dei frati. Abbiamo trovato questo angolo soleggiato per trasmettervi il calore attraverso il quale un confratello di Padre Pio si rivolge a lui e gli fa una domanda specifica. E poi c'è anche la stessa risposta di Padre Pio. Andiamo subito a raccontarvi questo fatto accaduto. Pensate un po', siamo agli inizi dell'arrivo di Padre Pio in questo convento ed è Padre Alberto d'Apolito che ce lo racconta in questo suo testo, Ricordi, esperienze, testimonianze legate alla figura di Padre Pio da Pietrelcina. Pensate, Padre Alberto era uno di quei piccoli fratini che negli anni venti si aggiravano in questi luoghi. Padre Romolo Pennisi, che era il direttore disciplinare del collegio, era molto familiare con Padre Pio, racconta Padre Alberto. Un giorno, trattenendosi nel refettorio dopo il ringraziamento della mensa, fissando lo sguardo sul volto di Padre Pio, esclamò: «Padre Pio, ma che bella faccia che hai! Non ti ho mai visto così bello!» Allora Padre Pio, fascetto, sorridente, rispose: «Romolo, facciamo così, io ti do la mia bella faccia e tu mi dai la tua buona salute». La proposta non piacque a Padre Romolo, il quale rispose: «Questo non sarà mai, ognuno si tenga quello che ha ricevuto dal Signore». E riprendendo il dialogo subito, Padre Romolo disse: «Padre Pio, noi due siamo quasi coetanei. Io vorrei sapere chi deve morire prima». «Per legge di natura spetta a me. Sono nato prima», dice Padre Romolo. E Padre Pio subito risponde: «Vivremo a lungo tutti e due, però io morirò prima». E Padre Romolo subito: «Ma io ti seguirò presto. È stabilito che tu morrai molto vecchio». Padre Romolo ancora ribatte: «E se il Signore ha decretato in questo mondo quando tu te ne andrai in paradiso, mi autorizzi così ad impartire la tua benedizione a quanti verranno a pregare sulla tua tomba?» E Padre Pio disse: «Sì, oltre alla benedizione rivolgi sempre una buona parola». Padre Pio ha raggiunto il cielo, racconta Padre Alberto, e lo sappiamo tutti, il 23 settembre del 1968, all'età di circa 82 anni. Padre Romolo è vissuto fino all'età di 95 anni, impartendo più volte al giorno la benedizione di Padre Pio alle folle dei pellegrini che venivano qui a San Giovanni Rotondo, e si è spento il 1 febbraio del 1981, logorato dagli anni, dalle sofferenze fisiche e spirituali. Infatti Padre Pietro Tartaglia, sull'immaginetta ricordo che ne ha compendiato la vita religiosa, con poche parole: «Nella sua lunga giornata terrena fu maestro, guida di numerose generazioni di giovani, con la parola, con l'esempio, lavorando con umiltà e silenzio, santificò se stesso e insegnò alle anime la via che porta a Dio».